Buonasera a tutti, ben ritrovati dal vostro Marco Grilli, una nuova puntata di Grilli per la testa. Questa sera non mi dilungherò troppo nei saluti, a parte ringraziare Ugo Moreno in regia per la sua assistenza. Passo grazie subito a presentarvi, grazie a te Ugo, passo subito a presentarvi l'ospite di questa sera. Probabilmente, spero siate i fedelissimi ad ascoltare e nuovi ascoltatori per conoscerlo anche voi, ma lo avete già sentito parlare di un argomento estremamente delicato e interessante, pensioni. Vi presento nuovamente Giuseppe Guttadauro. Buonasera Giuseppe. Buonasera, buonasera a voi. Come lo chiamo io, ormai l'ho ribattezzato signor Info Previdenza, per cui vi richiamo l'attenzione al suo sito che o portale che dir si voglia, che è infoprevidenza.it. Correggimi se sbaglio Giuseppe, cortesemente. Perfetto, perfetto. Tutto a posto. Vi introduco l'argomento della serata che sarà estremamente interessante e puntuale. Parliamo di commercialisti questa sera e di tutto ciò che riguarda gli accenni alla diciamo, parte previdenziale del commercialista e quindi di tutti gli iscritti all'albo omologo. Che dire, argomento estremamente caldo. Di grandissima attualità, Giuseppe è un esperto e su questo non ci piove, quindi passerei subito a come dire, a delineare quelle che sono le caratteristiche generali della cassa dei commercialisti e se fosse la possibilità anche Giuseppe cortesemente un accenno alla sua nascita, grazie. Sì, allora la cassa dei dottori commercialisti nasce nel 1963, poi nel 94 viene privatizzata come tutte le casse di previdenza di liberi professionisti con il decreto 509-94 e adesso sono ovviamente iscritti tutti i commercialisti che si iscrivono all'ordine dei commercialisti, quindi l'iscrizione è obbligatoria e la cassa provvede alla loro previdenza e assistenza. Alla fine dell'anno scorso, quindi a fine 2016, la cassa contava circa 67.000 iscritti. È una cassa che gode di ottima salute finanziaria, e questo anche grazie a, poi lo vedremo, a una lungimiranza che la stessa cassa ha avuto e al rapporto tra iscritti attivi e pensionati che si aggira tutt'oggi intorno a 9-1, quindi vuol dire che abbiamo 9 iscritti attivi che versano i contributi a fronte di un pensionato che riceve la pensione. 9 contribuenti, quindi perfetto. Sì, 9 contribuenti a fronte di un pensionato. È un rapporto che farebbe invidia all'INPS, che come sappiamo ha un rapporto quasi paritetico, cioè 1-1. Ecco, diciamo potremmo anche parlare di quelle che sono le funeste previsioni dell'INPS attorno al 2050, ma lo rimandiamo ad altra trasmissione, andiamo avanti. Sì, sì, oggi parliamo di cose un pochino più allegre. Rinviamo diciamo, la tristezza a altre trasmissioni. Oggi parliamo di una di quelle casse tra le più diciamo, in salute. E quindi credo che ci sia poco da ridire a livello di gestione. Sì, problematiche pensionistiche future, ma credo che sia importante conoscere il suo ordinamento interno. Bene. Cosa dirti? Niente, la cassa, come dicevo, nasce nel 63, quindi ormai siamo a oltre mezzo secolo di vita. Gli iscritti, come ho detto, sono circa 67.000. Quindi abbastanza numerosi. Come tutte le casse, diciamo che ha vissuto la riforma Fornero del 2011 in maniera abbastanza distante dalla serie, che la riforma Fornero è una riforma che, come tutte le riforme, ha toccato l'ente pubblico di previdenza, quindi l'INPS, lasciando ovviamente intatte le casse di previdenza dei liberi professionisti che hanno regolamenti propri e quindi diciamo che sono autonome da un punto di vista previdenziale. Quindi stiamo parlando in senso lato di impatto della riforma Fornero sulla cassa sostanzialmente.
Sì, sulla cassa dei commercialisti e ovviamente su tutte le altre casse che, ripeto, essendo autonome e non incidendo sul bilancio pubblico in quanto non possono usufruire di finanziamenti pubblici, logicamente viaggiano per conto loro e non vengono toccate direttamente dalle varie riforme che invece hanno interessato l'INPS. Quindi diciamo che l'impatto della riforma Fornero è stato molto basso. Anche loro hanno dovuto però sottostare a quella richiesta un po' strana, chiamiamola così, di sostenibilità finanziaria da 50 anni che la riforma Fornero ha chiesto a tutte le casse di previdenza, ovvero di poter dimostrare che da qui a 50 anni i conti sarebbero stati in ordine. Per conti intendo la differenza fra le entrate e le uscite, quindi tra contributi e prestazioni. La Cassa dei Commercialisti è stata forse tra le prime a dimostrare questo equilibrio finanziario. Diciamo subito il perché. Perché è stata la prima cassa che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo tra i liberi professionisti. Generalmente i liberi professionisti hanno un sistema di calcolo della pensione reddituale, quindi la loro pensione deriva dalla media dei redditi che hanno dichiarato durante l'attività lavorativa. E invece quando parliamo di contributivo ci stiamo misurando sostanzialmente sull'impatto della contribuzione globale del professionista nei confronti della cassa in questo caso, giusto? Esattamente, il sistema di calcolo contributivo non cambia tra INPS e casse di liberi professionisti. L'impianto è sempre lo stesso, ovvero la pensione è determinata dall'ammontare dei contributi versati durante la vita lavorativa. A differenza, ripeto, del sistema reddituale che invece calcola la pensione sui redditi prodotti. Stavo dicendo che la cassa di liberi professionisti dei dottori commercialisti in questo caso è stata la prima cassa a introdurre il sistema contributivo e questo già nel lontano 2003. Quindi questa è una cassa che a partire dal 2004 utilizza un sistema di calcolo contributivo. Nonostante questo, nonostante aver introdotto già ormai da più di 10 anni il sistema di calcolo contributivo, ovviamente per mantenere in ordine i conti, anche la cassa dei dottori commercialisti offre la possibilità ai propri iscritti di versare, oltre al contributo obbligatorio dovuto per regolamento, per legge, anche un contributo cosiddetto modulare, cioè un contributo facoltativo che l'iscritto può versare per andare a integrare la propria quanto pensione. Quanto versato. Futura. Esatto. Perdonami, solo per fare un piccolissimo riassunto, poi ti lascio andare avanti. Sì. Abbiamo la parte, diciamo, contributiva, quindi quello che verrebbe calcolato in base alla contribuzione secondo i parametri stabiliti dalla cassa stessa, e poi abbiamo il contributo modulare che si aggiunge alla parte contributiva come integrazione, come se fosse una sorta di pensione integrativa che però è sempre gestita all'interno della cassa. È esattamente così, possiamo definirla benissimo una previdenza integrativa gestita dalla stessa cassa di previdenza. Molto bene. La cosa un po' anomala, un po' strana della cassa dei dottori commercialisti è che permette il versamento del contributo modulare addirittura arrivando fino al 100% del reddito. Mi spiego, un commercialista ha la possibilità, se vuole, di versare un anno l'intero reddito prodotto sotto forma di contributo modulare. Mi spiego meglio, il contributo obbligatorio è il 12% del reddito. Lui, se vuole, può versare fino al 100%, quindi tutto il reddito come contributo previdenziale. Perdonami. Sì, è una cosa un po' strana e anomala, sì. Dopo ci ritorniamo sopra. Parliamo di 12% come, diciamo, aliquota contributiva reddituale, giusto? Obbligatoria, sì. Perfetto, obbligatoria. Poi c'è la parte modulare che può arrivare fino al 100% del contributivo, quindi sostanzialmente come se fosse un altro 12% che si aggiunge. È come se si aggiungesse un 88%, Marco. Un 88%. Il 12% è obbligatorio, okay. E l'88% invece è quello facoltativo. Ovviamente non è obbligatorio versare il 100%, il 100% è il limite massimo che uno può versare. Quindi, facciamo un esempio, un commercialista potrebbe decidere quest'anno di versare
il 12% di base obbligatorio e poi il 10% in più sul proprio reddito come contributo modulare. Vuol dire che avrebbe versato un 22% del proprio reddito. Molto bene. Un altro potrebbe decidere di versare il 15% oltre a quello obbligatorio, significa che avrebbe versato il 27% del reddito fatto da 12% obbligatorio e 15% facoltativo modulare. Ok, se posso, sì, perdonami, perché l'argomento è veramente interessantissimo e molto particolare anche con questa piccola differenza rispetto a altre casse, mi pare, tra parentesi. Sì, ci tra altre sono... cose, tutte le scusami, ricordo che tutte le informazioni possono essere trovate nel tuo libro che si intitola, vuoi ricordarlo cortesemente? Sì, diciamo che il libro si intitola La previdenza dei liberi professionisti, che in fase di, diciamo, aggiornamento è stato fatto in guide, quindi ogni cassa ha una propria guida di previdenziale. Quindi possono trovare tutte le informazioni sulla guida alla cassa dei commercialisti sostanzialmente, giusto? Sì, piuttosto che degli ingegneri, piuttosto che degli avvocati, sì, di tutti i liberi professionisti. Benissimo. Una sola domanda di specifica, quando parliamo di cassa dei dottori commercialisti e noi sappiamo che dovrebbe esistere ancora la figura del ragioniere commercialista, sì, il ragioniere era ed è iscritto alla cassa di previdenza dei ragionieri, però con la riforma universitaria che c'è stata, tu sai che oggi, a differenza del passato, il diploma di ragioneria non ti consente di esercitare la professione. E quindi sei comunque obbligato a fare la laurea breve in economia per poter esercitare. Come dottore commercialista eventuale dottore contabile. Okay. E a questo punto, dopo che io ho fatto la laurea breve, non mi iscrivo certamente alla cassa dei ragionieri, ma mi iscrivo alla cassa dei dottori commercialisti. Per cui quella cassa a cui facevi riferimento tu, quella dei ragionieri, è destinata ad essere superata. Deve essere che quando moriranno tutti i pensionati iscritti a quella cassa, ovviamente non ci saranno più iscritti e quindi la cassa tenderà a essere eliminata. La cosa un pochino strana è che ci sono stati tanti tentativi di accorpare le due casse, perché a questo punto non ha motivo di esistere la cassa dei ragionieri e la cassa dei commercialisti. Però per motivi non molto chiari, ma credo politici piuttosto che di... non so come definirlo, di convenienza, di immagine, ecco, anche di immagine, sì. La cassa dei commercialisti non ha mai accettato la fusione con la cassa dei ragionieri e quindi le due casse sono rimaste separate col destino che… Fin quando rimarrà in vita sostanzialmente l'ultimo percettore di quiescenza dalla parte dei ragionieri sostanzialmente. Dalla parte dei ragionieri, esattamente, mentre la cassa dei dottori commercialisti ovviamente… è destinata a sopravvivere e a garantire nel futuro la pensione dei propri iscritti. Perfetto. Continuiamo con la cassa dei commercialisti allora, grazie. Dottori commercialisti. Dottori commercialisti. Come dicevo, la cassa dei dottori commercialisti, come d'altronde tutte le casse di liberi professionisti, ha una contribuzione obbligatoria diversa da quella dell'INPS. L'INPS ha un contributo obbligatorio che è una percentuale in base alla retribuzione piuttosto che al reddito, mentre i liberi professionisti hanno tutti due tipi di contributi obbligatori. Uno si chiama contributo soggettivo e l'altro si chiama contributo integrativo. Il contributo soggettivo è un contributo che si versa in percentuale sul reddito dichiarato. Ogni cassa ovviamente ha una propria aliquota di contribuzione soggettiva. Qui nello specifico il contributo è del 12%. Faccio notare che il contributo soggettivo delle casse di liberi professionisti varia da un minimo del 10% a un massimo del 15%. E quindi quello che balza subito all'occhio o all'attenzione è cosa succederà alle pensioni future dei liberi professionisti che utilizzano un sistema di calcolo contributivo con queste aliquote così basse, perché tu capisci che un 12% non porta a maturare un montante finale e quindi una sommatoria di contributi versati sufficiente per garantire un tenore di vita decente. Quindi diciamo che una rendita apprezzabile quantomeno.
Esattamente, che l'introduzione del sistema di calcolo contributivo penalizza in modo molto, ma molto pesante i liberi professionisti, ma questo per un motivo proprio matematico, perché se la pensione è data dai contributi che ho versato, i contributi che verso sono in funzione dell'aliquota e del reddito. Non stiamo a parlare del reddito medio ufficiale dichiarato dai liberi professionisti, fermiamoci sull'aliquota. Con un'aliquota del 12% credo che di strada ne faccia poca per la mia pensione futura. Ipotizza un 50.000 euro di reddito dichiarato, un 12% sono 6.000 euro all'anno di contribuzione. 6.000 euro all'anno per 40 anni di iscrizione fanno 240.000 euro. 240.000 euro, se gli applichi un coefficiente intorno al 5,5%, hai una pensione di circa, occhio e croce, 11.000 euro. 11.000 euro confronto ai 50.000 di reddito rappresenta veramente praticamente un quinto. Praticamente nulla, praticamente un 20-30% di tasso di sostituzione, ovvero il rapporto tra l'importo della pensione e l'ultimo reddito. Questo è un problema che tutte le casse di liberi professionisti che hanno introdotto il sistema contributivo purtroppo hanno, e questo giustifica l'introduzione di quello di cui parlavamo, che è il contributo modulare, cioè la cassa si rende conto che con l'introduzione del sistema contributivo le pensioni dei propri iscritti saranno da fame e quindi ha pensato bene di invitare i propri iscritti a versare di più. Versare di più come? Attraverso il contributo modulare. Che ripeto, si sostituisce alla previdenza integrativa fatta da fondi pensione piuttosto che piani individuali di previdenza. È un po' una concorrenza alle forme di previdenza complementare, però è una concorrenza corretta e giusta, perché diciamo perché rende consapevoli gli iscritti del fatto che in pensione purtroppo non potranno mantenere con la pensione un tenore di vita adeguato. Dopodiché ci sarebbe da discutere le varie caratteristiche, cioè ma se io faccio un fondo pensioni quali vantaggi e quali caratteristiche ne ho, e se invece aderisco alla contribuzione modulare quali vantaggi e quali caratteristiche ho. Ci sarebbe da fare una trasmissione su questo, perché bisogna valutare diversi aspetti, soprattutto a livello fiscale. Sono convinto che potremmo organizzarci per questo, che le persone saranno ansiose di sentire i contenuti. Sì, anche perché mi sembra corretto che una volta che una persona, un soggetto, un lavoratore sia consapevole del problema previdenziale, possa avere la possibilità di scegliere quale strumento utilizzare. Ma io ho la possibilità di scegliere quale strumento utilizzare se ho le informazioni corrette per poter scegliere. Se manca l'informazione, ovviamente ogni strada è buona, quindi le casse tenderanno a portare l'acqua al proprio mulino e la previdenza complementare tenderà a portare l'acqua al proprio mulino, e invece ci vorrebbe un'informazione corretta dove si dica alla persona: guarda, per integrare la tua pensione puoi percorrere 2, 3, 4 strade. Sono 2, 3, 4 strade con caratteristiche differenti, ma che portano tutte là. Scegli quella che più diciamo è in linea con le tue aspettative. Questa dovrebbe essere una forma di consulenza previdenziale. Purtroppo la consulenza si scontra, io lo dico sempre negli incontri, si scontra con una parola che si chiama budget / provvigioni, e quindi difficilmente chi vive di provvigioni e ha un monoprodotto riuscirà mai a fare la vera consulenza. Però ripeto, l'ideale sarebbe che una persona sia in grado di prendere una decisione razionale e consapevole sulla base delle informazioni che gli vengano fornite. Qui, tornando ai commercialisti, loro hanno due strade: o intraprendono una strada di previdenza integrativa attraverso un fondo pensione, oppure decidono di alimentare e riversare la loro cassa di previdenza con questo contributo modulare. Perdonami, e o differenziare, nel senso che potrebbero anche fare una cosa e l'altra, corretto? Oppure differenziare, visto che in questo paese la parola magica è deduzione fiscale. Noi sappiamo che le forme di previdenza complementare consentono una deduzione fino a 5.164 euro, il contributo modulare invece è interamente deducibile. Per cui
Ecco, da un punto di vista fiscale, se io volessi ottimizzare, potrei benissimo fare un fondo pensione fino a 5.164 euro e dedurre, e se volessi versare di più, il resto lo potrei versare come contribuzione modulare per usufruire dell'ulteriore deduzione. Questo sì, questo potrebbe essere. Quindi otterrei il massimo del risultato dal punto di vista della deducibilità fiscale. Sì, avrei fatto un'ottimizzazione fiscale cosiddetta, cioè il massimo del beneficio fiscale. Nel contempo anche la tipologia di investimento, pur restando sulla stessa linea di pensiero, cioè il mio interesse è quello di avere una rendita futura al momento della quiescenza più cospicua possibile, e in questo modo ottengo risultato gestendomi sia con la cassa, che così non ha nulla da ridire, e con, diciamo, entità esterne che magari mi garantiscono un tipo di rendimento differente. Corretto come pensiero? Esatto, esattamente, è correttissimo. Quindi una cosa non esclude l'altra, anzi possono viaggiare di pari passo, chiaramente portafoglio o, diciamo, input decisionale permettendo, giusto? Esattamente. Questo sono... l'importante è una cosa, l'importante è che il soggetto, il lavoratore, sia consapevole del problema previdenziale, perché ripeto, se manca la consapevolezza manca anche lo stimolo a risolvere un problema, e la consapevolezza arriva dall'informazione, quindi si parte dall'informazione per arrivare alla consapevolezza, per arrivare poi alla soluzione. L'errore che fanno molti intermediari è quello di partire dalla soluzione. Ecco, partendo dalla soluzione, se io non ho... A prescindere, perdonami, dall'analisi del problema o comunque della situazione. Esatto. Chiaro. Questo è il grosso errore che fanno gli intermediari, che partendo, ripeto, dalla soluzione, trovano grosse difficoltà nel proporre e nel riuscire a vendere. Il consiglio è: provate a partire dall'informazione. Partendo dall'informazione si ha un'immagine sicuramente di professionalità maggiore nei confronti del cliente, perché si dimostra di conoscere le cose, e si hanno maggiori probabilità che il cliente ci segua sulla strada della soluzione. Adesso mi scuso, ma siamo un pochino usciti dal sentiero cassa dei commercialisti, ma credo che stiamo dando degli input estremamente interessanti. Ecco, ma è ciò che volevo... adesso puoi riprendere l'argomentazione dal punto lasciato, però mi sembrava doveroso, anche perché questo è il tipo di servizio che io ho sempre avuto in mente per questa trasmissione. Non per niente mi avvalgo della collaborazione degli interventi di professionisti come te, che oltre a sapere di che cosa stanno parlando, comunque non lo fanno puramente per uno scopo di vendita, ma lo fanno proprio per uno scopo divulgativo e di espressione della professionalità. Questo è il presupposto, quindi... Sì, informazioni sì, date in modo corretto. Grazie intanto Giuseppe, proseguiamo pure. C'era il discorso, eravamo sul discorso contributivo, se ricordo bene, e stavamo parlando del contributo soggettivo, che è quel contributo obbligatorio, al quale si può accostare il contributo modulare, ovvero quello facoltativo. Certo. C'è un'altra tipologia di contributo obbligatorio che versano i liberi professionisti, quindi tutti i liberi professionisti, che si chiama contributo integrativo. Sì. Questo contributo è, generalmente può andare da un 2 a un 5%, ma non sul reddito, ma sul volume d'affari, e quindi diciamo sul fatturato. Preciso che la differenza tra il volume d'affari e il reddito imponibile sono gli oneri deducibili, cioè io ho un volume d'affari X dal quale tolgo gli oneri deducibili e arrivo al reddito imponibile. Questo contributo integrativo invece va sul volume d'affari, quindi sul fatturato. È un contributo che generalmente serve per le spese di assistenza e amministrative della cassa, ma nella fattispecie la cassa dei dottori commercialisti retrocede una parte di questo contributo anche per il calcolo della pensione. Quindi anche questa ulteriore retrocessione da parte della cassa aiuta il commercialista ad avere un pezzettino di pensione in più. Cosa posso dirti? Questo è un contributo, ecco, a onor del vero, io sento parecchi professionisti che si lamentano e dicono: ma noi versiamo tanti contributi, noi versiamo tantissimi soldi per la nostra pensione, eccetera, eccetera. Allora, al di là che il contributo soggettivo obbligatorio è molto modesto, perché ripeto, si va da un 10 a un 15%,
Al di là che i redditi ufficiali dichiarati dai liberi professionisti sono altrettanto modesti, e quindi vuol dire in valore assoluto non è vero che il commercialista versa tanti contributi per la sua pensione, ma c'è da sottolineare che il contributo integrativo non è a carico del professionista, ma viene rigirato in parcella al cliente. Nella fattura che il professionista fa al cliente c'è il suo onorario e poi c'è contributo integrativo, 2, 3, 4, 5% che paga il cliente. Di solito viene chiamata come voce, perdonami, pare rivalsa contributo. Esatto, esatto, oppure chiamata anche rivalsa contributivo o rivalsa di contributo. Okay. Questi sono i contributi delle casse dei liberi professionisti e quindi anche ovviamente della cassa dei dottori commercialisti. Gli ripeto, il contributo soggettivo e il contributo integrativo. Poi qualche cassa concede anche la contribuzione modulare. Stasera parliamo di commercialisti e i commercialisti è una di quelle casse che concede la possibilità di versare una contribuzione aggiuntiva, detta anche modulare, sì, esatto. Ovviamente sì. Sì, 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 ma prosegui, prosegui, grazie. No, no, stavo semplicemente dicendo che ovviamente la contribuzione modulare va a integrare la pensione finale, ma con un sistema di calcolo esclusivamente contributivo. Quindi la contribuzione modulare va a aumentare la quota di pensione calcolata col sistema contributivo, esclusivamente contributivo. Quindi rifacendo il punto sul come si calcoli la pensione del commercialista. Sì, la pensione del commercialista viene calcolata a questo, cioè, punto. Se non vuoi aggiungere altro su questa, su questo. No, no. No, visto che i contributi sono l'input e la pensione è l'output, possiamo benissimo parlare di calcolo della pensione. Ci sono due sistemi di calcolo che la cassa può utilizzare. Un sistema di calcolo semplicissimo e molto equo, che è il sistema di calcolo contributivo, e questo viene utilizzato per coloro che si sono iscritti alla cassa dopo il 2003, quindi dal 2004 in avanti. Mm-hmm. Ricordo data in cui è stato introdotto il sistema di calcolo contributivo, per cui il professionista che ha iniziato la propria attività dal 2004 avrà una pensione esclusivamente contributiva, esatto. Mentre i più anziani, tra virgolette, che hanno anzianità contributiva ante 2004, avranno un sistema di calcolo cosiddetto misto, cioè il periodo fino al 31 dicembre 2003 sarà un calcolo reddituale, mentre il periodo dal 2004 alla data del pensionamento il sistema di calcolo utilizzato sarà quello contributivo. Ora, sul sistema di calcolo contributivo credo che sia abbastanza semplice da comprendere, perché il sistema di calcolo contributivo prevede che la pensione derivi dai contributi versati, a cui viene applicato un coefficiente di trasformazione in percentuale, che trasforma questo montante, questo capitale, questi contributi in rendita e quindi in pensione. Esempio semplicissimo: 100.000 euro di montante contributivo, coefficiente di trasformazione 5%, la pensione è 5.000 euro, il 5% di 100.000. Questo è il sistema di calcolo contributivo. Mentre un pochino più complicato è la quota reddituale, cioè il sistema di calcolo reddituale, che invece è basato sulla media dei redditi. Per quanto riguarda la cassa dei dottori commercialisti, la quota reddituale arriva, ripeto, fino al 31 dicembre 2003, quindi tutti gli anni lavorati fino al 31 dicembre 2003 daranno luogo a una quota di pensione reddituale. Come si calcola? In linea molto generale, rendendo la cosa molto semplice, bisogna andare a calcolare la media dei 25 redditi annui dichiarati, quindi ufficiali, ante 2004, se ci sono, e se ce ne sono di meno ovviamente si farà la media dei redditi esistenti. Infatti stavo chiedendomi quante persone effettivamente, quanti contribuenti della cassa abbiano già 25 anni di contribuzione. Al 2003, sì, in Matusalemme, ce ne sono pochi. Infatti la regola è: o tu hai 25 anni indietro e li prendi tutti e 25, li sommi e dividi per 25, o se ne hai 3, 4, 7, 10, 15, prendi quei 3, 4, 7, 10, 15, li sommi e dividi.
e quindi ottieni comunque una media di redditi ante 2004. Una volta che hai trovato questa media, che si chiama tecnicamente base pensionabile, a questa base pensionabile viene applicata un'aliquota che generalmente è il 2% per gli anni di contribuzione del periodo. Quindi, facendo un esempio semplice, un commercialista che a 31 dicembre 2003 avesse 10 anni di contributi, quella parte di pensione reddituale sarebbe il 2% per 10 anni, ovvero il 20% della media dei redditi e quindi della base pensionabile. Se la base pensionabile fosse 20.000 euro, quella quota di pensione reddituale sarebbe il 20%, che ripeto deriva dall'aliquota del 2% per i 10 anni di periodo, di 20.000 e quindi 4.000 euro, a cui si dovrà ovviamente aggiungere la quota di pensione contributiva per i contributi versati dal 2004 al momento della pensione. Questo niente, sono i due sistemi di calcolo. Ovviamente il sistema di calcolo misto è destinato a morire, perché man mano che vanno in pensione i commercialisti iscritti prima del 2004, avremo tutti i commercialisti che avranno un sistema di calcolo esclusivamente contributivo. Ma ad oggi, e per qualche, penso ancora qualche decina di anni, esisterà ancora un sistema di calcolo misto e quindi dei professionisti che conserveranno in pensione una quota di calcolo reddituale. Senti Giuseppe, ti faccio una proposta. Adesso io interromperei un momento con un brano giusto per far prendere respiro a te e anche agli ascoltatori, dopodiché riprenderei da quest'ultimo punto e vedrei magari quello che riguarda cosa possa fare un commercialista nel caso che abbia contributi versati in più gestioni, perché c'è anche questa voce da cosa possa eventualmente riscattare, ma soprattutto anche quali siano le prestazioni previste. Quindi adesso Ugo, mi dai un brano che interrompiamo momentaneamente e poi ci rivediamo dopo. Certamente, loro sono i Buster Keaton con Quatti Quatti. Buon ascolto. Grazie. Think twice. Buster Keaton, Tibe. Per se strade frate sotto zero, camminiamo quatti quatti senza farci vedere. Noi che abbiamo un nostro posto, per te il posto è già pieno. Ovunque andiamo quanti sbatti, quatti quatti. Per se strade frate sotto zero, camminiamo quatti quatti senza farci vedere. Noi che abbiamo un nostro posto, per te il posto è già pieno. Ovunque andiamo quanti sbatti, quatti quatti. Fuori per il rap, tipo chetamina in camper. Da quante matti tu siamo, fratello, chiamaci Stackler. Pallidi nel corpo, peggio della Bonham Carter. Sognando di fare il colpo e dopo scappare su Marte. Cerco della pace, manco facessi lo yoga, perché voglio un equilibrio della forza come Yoda. In oltranza sta fattanza, tutto quanto sotto sopra. Sento stritolarmi dentro, avvolto attorno al petto un cobra. Arrivo a Bolo Town, faccio un giro in via Parigi. Becco Tibo che fa freestyle in cerchio con un po' di amici. Le Poletti e le Moretti dirette dai pacchi in bici. Con la testa sotto i portici, ma la mente alle figi. Viviamo malamente, malamente no. Ho sete, mi dai l'acqua effervescente, quindi mi lamenterò. Io vola per lo slego, Montenegro, Aperol. Giù con Tibi, via Parigi, happy hour, Aperol. Per se strade frate sotto zero, camminiamo quatti quatti senza farci vedere. Noi che abbiamo il nostro posto, per te il posto è già pieno. Ovunque andiamo quanti sbatti, quatti quatti. Per se strade frate sotto zero, camminiamo quatti quatti senza farci vedere. State senza, io sono col kit in via lame, noi a rappare vuoi fare presenza. Sentisti i flussi che scorrono, i tuoi si nascondono dietro una band, i miei fatti corrono contro sto stiro. Il tuo moschino fa puzza di merda, 50 gradi di flusso che bruciano l'ugola. Ehi, 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 questi pantaloni sono stretti, resti concluderla. Ma dai che ti fumi sta merda che sembra un fantasma, non sembra una nuvola. Carruco la sale poi scende, per quello che scende rimane. Man mano col tempo si accumula la pulla, la testa in cantina, la testa in panchina. Bravi copioni, si sa io rapper, zio, come ti vesti, zio, come ti muovi. Provi, riprovi, che dici nei tassi che schiacci, si rapper coi sassi, zio, schiacci pinali. Ehi, coi sassi, zio, schiacci pinali. Ehi, resto profumato, Golia, come Sofia Loren, sto nella via. Vole, 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 resto seduto sui beat, nel piano saliamo sul sole. Vogliamo aggrappate di un drone, belli polleggiati sulla seggiovia. Accontentarti una fesseria, fra la tua vita e una cover. Per se strade frate sotto zero, camminiamo quatti quatti senza farci vedere. Noi che abbiamo un nostro posto, per te il posto è già pieno. Ovunque andiamo quanti sbatti, quatti quatti. Per se strade frate sotto
sotto zero. Camminiamo quatti quatti senza farci vedere. Noi che abbiamo il nostro posto, perché il posto è già pieno. Ovunque andiamo quanti sbatti, quanti sbatti. Ben trovati nuovamente a Grilli per la Testa, abbiamo ospite Giuseppe Gottadauro, stavamo parlando delle pensioni dei dottori commercialisti, per cui Giuseppe possiamo continuare dal punto dal quale ci siamo interrotti prima. Sì. Parlavamo di contribuzione per l'appunto. Sì, parlavamo di contribuzione e parlavamo di sistema di calcolo. Esatto. Ora credo che sia anche doveroso fare una panoramica sul tipo di pensioni erogate dalla cassa dei dottori commercialisti. Uh-huh. Allora, le pensioni diciamo subito che non differiscono da quelle più conosciute erogate dall'INPS, anzi sono le medesime. I commercialisti prevedono la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione di invalidità, la pensione di inabilità e per ultimo la pensione cosiddetta superstiti. Ovviamente quello che cambia rispetto all'INPS sono i requisiti per maturare queste prestazioni. E riassumendoli in maniera molto veloce, diciamo che la cassa dei commercialisti prevede la pensione di vecchiaia al raggiungimento di 68 anni di età. Piccolo inciso, piccola curiosità, noi ci lamentiamo della riforma Fornero, ci lamentiamo dell'età pensionabile che oggi è 66 anni e 7 mesi. Qui abbiamo un'età pensionabile di vecchiaia che è 68 anni. Sono richiesti, invece che i 20 anni chiesti dall'INPS minimi di contribuzione, qui invece gli anni minimi sono 33. Quindi la pensione di vecchiaia, un commercialista la matura a 68 anni con 33 anni di contribuzione. Dopodiché abbiamo anche la pensione anticipata. Perdonami la battuta, perché sempre la trasmissione Serio il Faceto. Tra Serio e Faceto mi viene da pensare a un'età cristica, perché 33 anni effettivamente fai tempo a farti mettere in croce, comunque andiamo avanti. Sì, 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 facendo una battuta sì. No, volevo far notare la differenza non tanto rispetto all'età pensionabile, quindi 66 anni e 7 mesi contro i 68, mm-hmm. ma piuttosto l'entità della contribuzione. Esatto, contribuzione minima che mentre nell'INPS sono 20, qui abbiamo addirittura 33 anni di contribuzione minima. Mentre per la pensione anticipata diciamo che le cose si invertono. Mentre nell'INPS abbiamo a oggi i 41 anni e 10 mesi per le donne e i 42 anni e 10 mesi per gli uomini, i commercialisti prevedono una pensione anticipata con 38 anni di contribuzione, a condizione però che il professionista abbia almeno 61 anni di età. Quindi c'è un abbinamento anche per la pensione anticipata di età e requisito contributivo, 61 anni di età e 38 di contribuzione. Oppure in alternativa i famigerati 40 anni di contribuzione, indipendentemente questo dall'età anagrafica. Quindi il commercialista per la pensione anticipata ha due strade, due possibilità: o aspetta i 61 anni con 38 di contribuzione, oppure matura 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica. Altra differenza rispetto all'INPS è che la cassa dei commercialisti prevede per la pensione anticipata le cosiddette finestre d'uscita. Finestre d'uscita che non sono nient'altro che un differimento, uno slittamento dell'incasso della prima rata di pensione rispetto alla data di maturazione del requisito. Quindi in funzione del trimestre in cui io faccio domanda di pensione anticipata, la prima rata di pensione verrà pagata mediamente 4 mesi dopo. Grazie per questo. Sì, ricordo anche qui che le finestre d'uscita era una, diciamo, una definizione in voga anche presso l'INPS. E il problema è che nell'INPS non c'erano 4 mesi di differimento, ma c'erano 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi addirittura per gli autonomi. Quindi l'INPS diciamo che aspettava a pagare la pensione maturata
12 mesi per un lavoratore dipendente o 18 mesi per un lavoratore autonomo, quindi commercianti o artigiani. Che altro dire? Che il commercio, ecco sì, una cosa importante, la cassa prevede che il commercialista che abbia iniziato l'attività dopo il 2003 e quindi sia in un sistema di calcolo interamente contributivo, possa avere un'alternativa di pensione di vecchiaia a 62 anni di età con 5 anni di contribuzione. Questo può sembrare un'agevolazione, però se pensiamo che il sistema di calcolo in questo caso è esclusivamente contributivo, la domanda nasce spontanea, cioè quale montante posso aver maturato io dopo 5 anni di contributi? Punto di domanda. Quindi è una possibilità di uscita che però non trova riscontro da un punto di vista di sostenimento in età pensionabile, perché con 5 anni di contribuzione il mio montante è veramente ridicolo. Comunque c'è anche questa possibilità per chi, ripeto, ha iniziato a iscriversi e quindi a lavorare dopo il 2003. Queste sono le prestazioni future. Poi ci sono le prestazioni cosiddette, io le chiamo a oggi, cioè prestazioni che io non maturo al raggiungimento dell'età pensionabile o dopo X anni di contribuzione, ma sono pensioni che io ho maturato ad oggi e sono la pensione di invalidità piuttosto che di inabilità o la pensione superstiti. Sono pensioni su cui io invito sempre le persone a soffermarsi più di quanto facciano, perché generalmente quando si parla di previdenza si parla di pensioni future, quando andrò in pensione non potrò mantenere un tenore di vita, eccetera, eccetera, eccetera. Al di là del fatto che non è detto che una persona possa raggiungere l'età pensionabile, perché ci sono molti casi che, ahimè, sfortunatamente non riescono ad arrivare in età pensionabile, si tratta comunque di un rischio pensione futuro, quindi un rischio pensione proiettato nel futuro, mentre quando parliamo di invalidità, inabilità o superstiti, stiamo parlando di un rischio pensione a oggi, di un evento che potrebbe succedere domani, e credo che sia molto più importante che una persona sia a conoscenza di quello che ha maturato ad oggi, se rimanesse su una sedia a rotelle o piuttosto succedesse una premorienza e quindi quello che spetterebbe alla propria moglie, al proprio coniuge e figli. Insomma, gli eredi in sostanza. Insomma, gli eredi, piuttosto che interessarsi della pensione fra 25, 30, piuttosto che 40 anni. Ma ecco, qui, perdonami, Beppe, hai toccato un tasto veramente dolente, perché prima di tutto dall'italiano medio fa gli scongiuri a questo punto, non diciamo in che forma, ma possiamo facilmente intuirlo. Seconda cosa, qui dobbiamo ragionare di un concetto molto più profondo, che è quello del valore uomo, che negli ordinamenti anglosassoni è molto più gestito. Ma torneremo anche su questo argomento. Ti ringrazio per l'assist, perché è veramente molto importante. Grazie, andiamo avanti. Anche perché manca poi molto poco alla chiusura della trasmissione, quindi ti devo chiedere purtroppo di accelerare il guizzo finale. Ok, io schiaccio sull'acceleratore e mi dirigo verso la domanda: cosa può fare un commercialista che ha versato contributi in più gestioni? Questa è una situazione in cui si trovano parecchi lavoratori, indipendentemente che siano iscritti alla cassa dei commercialisti piuttosto che all'INPS, cioè di persone che hanno iniziato a lavorare magari come dipendenti piuttosto che come artigiani o come commercianti, e che poi hanno cambiato attività e quindi si trovano a versare contributi in una cassa di previdenza differente. Allora, qui le possibilità che il lavoratore ha sono tre, e si chiamano ricongiunzione, totalizzazione piuttosto che cumulo gratuito dei contributi. Ovviamente sono tre possibilità che portano allo stesso risultato. È caduto l'ospite. Ci deve essere qualche problema di linea, se ho capito. Possiamo provare a richiamarlo nel frattempo. Ricordo a tutti, stiamo parlando di pensioni e di contribuzione della Cassa dei Dottori Commercialisti, con Giuseppe Gutadauro, che ha fondato il portale infoprevidenza.it, che vi invito a visitare perché è ricco di contenuti estremamente interessanti, non solo su questa ma anche su altre professioni. Vi ricordo che ha la possibilità di farvi leggere anche quello che sta dicendo attraverso
le guide aggiornate sulle varie casse degli ordini professionali, perché no, potrebbe essere anche un omaggio natalizio, visto che ormai il periodo si presta a questo tipo di considerazioni. Non voglio fare pubblicità gratuita, però posso assicurarvi che io possiedo una copia del tomo integrale e vi garantisco che ci sono delle sorprese che le persone normalmente non si aspettano. Non è colpa di Giuseppe, semplicemente che lui sa come riportarle e come portare all'attenzione del pubblico. Ugo, come siamo col tentativo? Non riesce a riprendere la chiamata, sto riprovando ancora adesso. Vediamo. A questo punto, tra le altre cose, noi siamo anche in chiusura di trasmissione. È ricaduta nuovamente. Penso che sì, potrebbe essere sicuramente un problema di segnale, visto che lo stiamo chiamando sul cellulare, perché non riesco a capire, se no non vedo altra motivazione. Va bene, riprova un'altra volta, dopodiché intanto chiediamo scusa agli ascoltatori per questa piccola defiance. Che dire, se avete domande, dubbi, perplessità, qualcuno direbbe parliamone, noi siamo aperti alla ricezione delle vostre curiosità e saremo ben lieti comunque di dare risposta, sfruttando anche per l'appunto la perizia. Pronto, Marco? La conoscenza della materia. Giuseppe, bentornato. No, è ricaduto ancora. È ricaduto un'altra volta. A questo punto devo dire che, come dire, la telefonia non ci è favorevole. Probabilmente c'è qualcuno che non ha gradito le argomentazioni del nostro ospite e ce la sta facendo pagare a modo suo. Detto questo, a questo punto, quanto tempo possiamo giocarci ancora di trasmissione, Ugo? Siamo già ai meno 10, quindi siamo in 51 adesso. Dovremmo riprova l'ultimo tentativo almeno per i saluti, poi riprenderemo l'argomento la prossima volta che avremo la fortuna di ospitare Giuseppe a questo punto. Infatti sto riprovando ancora. Come cappello conclusivo. Forse pronto? Pronto? Sì, pronto? Ecco Giuseppe, adesso super velocissimamente, perché dobbiamo dare i saluti, purtroppo il telefono non ci è stato amico, ma non è un problema, no. Riprenderemo tutto quanto. Allora, rielenca per cortesia le tre tipologie, sì, di prestazione, e poi casomai riprenderemo gli argomenti in una prossima occasione. Sì, volentieri. Allora, niente, molto velocemente. Nel caso ci fossero contributi versati in gestioni differenti, il lavoratore può ricorrere a tre possibili soluzioni. La prima, ripeto, è la ricongiunzione, che prevede la riunificazione materiale di tutti i contributi versati nelle varie gestioni in un'unica gestione. A questo punto io maturo una pensione con le regole della cassa presso cui io ricongiungo. La totalizzazione invece è un'alternativa alla ricongiunzione, non prevede alcun costo, è assolutamente gratuita, però i contributi rimangono materialmente nelle casse dove li ho versati e ciascuna di queste casse mi erogherà una quota di pensione per i contributi in essa versati. Il problema della ricongiunzione, ripeto, è che se da un lato è gratuita, dall'altro prevede che il calcolo venga fatto esclusivamente col sistema contributivo, per cui ricorrendo alla totalizzazione, se ho dei periodi di calcolo retributivo maturati, anche questi verranno conteggiati col sistema contributivo. Okay, L'ultimo arrivato è il cumulo dei contributi. Il cumulo dei contributi invece è una totalizzazione, ovvero anche qui non si paga nulla, i contributi rimangono ciascuno nella cassa dove sono stati versati. Il vantaggio qual è rispetto alla totalizzazione? Il vantaggio è che se in una cassa io ho maturato uno spezzone di calcolo retributivo o reddituale, lo mantengo. In più, dimenticavo, con la totalizzazione ci sono le finestre d'uscita, e quindi ci sono 18 mesi piuttosto che 21 mesi di attesa, mentre con il cumulo le finestre di uscita non ci sono e la pensione matura il mese successivo. Per cui diciamo che con l'arrivo del cumulo la totalizzazione praticamente è stata messa out, ovvero non è conveniente, non lo fa nessuno. Non è la più indicata delle soluzioni sostanzialmente. No, rimane il cumulo piuttosto che la ricongiunzione. Il cumulo è gratuito, la ricongiunzione a pagamento. Senti, ecco, queste sono
Dimmi. Ho capito. In 30 secondi sei in grado di fare un accenno a cosa si possa riscattare invece, che potrebbe essere l'ultimo Sì, tassello? la cassa dei dottori commercialisti, come tutte le casse di liberi professionisti, prevede la possibilità di riscattare sicuramente il periodo legale del corso di laurea. Ok. Poi abbiamo anche il riscatto del servizio militare, mentre l'INPS, lo ricordo, questo è un contributo figurativo gratuito, mentre per i liberi professionisti è un riscatto a pagamento. E poi il periodo di praticantato. Diciamo che queste sono i tre possibili riscatti che concedono le casse di liberi professionisti. E Ripeto, laddove, corso. perdonami la domanda, visto che hai fatto l'accenno al praticantato, poi chiudiamo. Laddove il praticante, prima di sostenere l'esame di Stato e ottenere l'abilitazione per l'iscrizione all'albo Sì. e l'esercizio della professione, diciamo, avesse percepito un minimo di stipendio. Sì, avesse percepito meno di stipendio, comunque il praticantato lo può riscattare perché lo riscatta in una cassa dove per quel periodo in cui ha percepito lo stipendio non c'è contribuzione, quindi quel periodo nella cassa è vuoto. Molto No, se invece il riscatto lo volesse fare, non è possibile, ma volesse farlo presso l'INPS dove c'è già la contribuzione obbligatoria, non potrebbe farlo, mentre può farlo comunque nella cassa professionale presso cui è iscritto, indipendentemente che stia percependo uno stipendio e quindi stia versando i contributi però presso l'INPS. benissimo. Giuseppe, io ti ringrazio infinitamente perché questa è stata una lezione magistralis. Mi rincresce per l'incidente sia per te che per gli ascoltatori legato Mi alla spiace, cosiddetta sì. telefonica, ma ti ringrazio comunque per l'enorme disponibilità e per la messe di informazioni che hai voluto regalarci. Ti invito a ritornare in trasmissione con noi, anzi, per la verità, è inutile che facciamo finta di pomi, come si suol dire gergalmente. Sì. Ti sto già tirando la calzetta perché ci regali qualche altra perla su altre casse professionali, perché sono argomenti estremamente utili e di grandissima attualità e puntualità, tra parentesi, nel momento che stiamo vivendo dal punto di vista economico e sociale. Quindi ringrazio infinitamente Giuseppe Guttadauro per questa sua partecipazione alla trasmissione, ringrazio Ugo Moreno in regia e tutti gli ascoltatori. Abbiamo sforato questa sera come mai è successo, ma l'argomentazione lo imponeva. Grazie a tutti, vi saluto calorosamente, un abbraccio forte dal vostro Marco Grilli, alla prossima puntata. Ciao!